Presidente, oggi si parla dei cambiamenti climatici, ma si parla anche della migrazione. Qual è la situazione? Sì, oggi parleremo dei cambiamenti climatici. Croce Rossa si sta interessando, si sta impegnando su questo fenomeno, in quanto si sta notando, si sta studiando che questo fenomeno porterà delle migrazioni importanti da qui a pochi anni. La nostra terra dovrebbe essere pronta poi per ricevere tutti questi migranti. Come dicevo poco fa, Croce Rossa non entra e non vuole entrare in dinamiche sociopolitiche. Noi saremo sempre pronti ad accogliere e a gestire i flussi migratori, sempre nel rispetto delle normative che il governo vorrà darci. Ad oggi qual è la situazione della Croce Rossa? Ad oggi la situazione della Croce Rossa, ci stiamo occupando appunto della formazione, ci stiamo occupando della gestione degli emodializzati con l'ASP di Crotone, e da qui a poco dovremmo iniziare una convenzione triennale con Azienda Zero per quanto riguarda la gestione del 118. È un momento importante di riflessione per tutti. Beh sì, con il problema dei cambiamenti climatici in atto sicuramente la Croce Rossa avrà un ruolo importante in quella che probabilmente sarà la nuova emergenza, che è quella dei migranti a causa climatica. Migranti a causa climatica, sì, per quelli che arrivano o per quelli che se ne vanno? Per quelli che arriveranno, purtroppo spinti dall'impatto che la crisi climatica oramai, che stiamo già vivendo, porterà e acuirà ancora di più. Pensi che l'ONU già per il 2030 prevede 130 milioni di nuovi migranti che raggiungeranno il vecchio continente. Protezione civile, oggi è proprio il caso di dire, ci voleva questo ufficio anche a Crotone in vista di tutto quello che sta succedendo dal punto di vista ambientale. Eh sì, certo, questi convegni fanno sicuramente bene, se ne parla sempre poco o se ne parla non abbastanza per quello che è la situazione dei cambiamenti climatici, lo vediamo tutti i giorni, purtroppo ormai sta diventando una notizia quotidiana di alluvioni, di eventi atmosferici avversi, e quindi parlarne a 360 gradi, preparare il territorio, preparare la popolazione a questi eventi fa sempre bene. Il rispetto del territorio, il rispetto dell'ambiente è uno dei cardini della difesa del territorio, della difesa e di attività di protezione civile. La prevenzione, diciamo che oggi è il primo degli strumenti che possiamo applicare per difenderci da questi eventi che sono sempre di più, come dire, traumatici per il territorio. Quindi la prevenzione, la tutela, il rispetto del territorio, che purtroppo per tanti anni non abbiamo avuto, le esigenze abitative, le esigenze del cambiamento del territorio, lo sviluppo, il benessere hanno trasformato radicalmente il territorio, ma la natura è più forte, tende a riprendersi quello che l'uomo di volta in volta si appropria.